Oh, giocizio si tiene. Ragazzi, buonasera a tutti. Abbiamo qua con noi un nuovissimo episodio di Cucina Sbagliata con Gio Gezio, ospite speciale. Noi, tra l'altro, sono le 21:15. Voi avete già cenato, ragazzi? Noi no. Noi no, Sta morendo di stiamo fame. svenendo dalla fame. Il menù di oggi è lungo, è tosto. Sono Ah. tutte ricette abbastanza semplici, non Ma troppo lunghe. lunghe, esatto. Cioè, ci mettiamo un botto e ci mettiamo un botto anche a far tutto e a mangiare, effettivamente. Abbiamo la cotoletta alla milanese, che tra l'altro di solito si utilizza il carré di vitello con l'osso, eccetera. Non Però l'ho va bene. trovato, ho preso le fettine di vitello classiche. Poi lei è celiaca, quindi non possiamo utilizzare la farina di frumento. E ci abbiamo la farina apposta per le persone che hanno Mozzarella. la celiachia. Polenta taragna, che sarebbe polenta con dentro il Formaggio formaggio e burro. e il burro. E poi abbiamo la cheesecake, che è la prima cosa che facciamo, così almeno la mettiamo via subito in frigo. Allora, per la cheesecake ci servono I i biscotti biscotti. senza glutine, Biscotti come? senza glutine. Bro, minchia, ma che merda esce sto. Che merda esce sta cheesecake. Allora, E poi aspetta. non E abbiamo neanche cose per frullarli, no? E quindi. quindi sbatteremo tutto. Ah, vi distruggerò le orecchie adesso, ve lo dico. Tu intanto, sai cosa potevi fare? Apri il burro. Questi li dovremmo spaccare tutti quanti a mano. Ma non farlo qua. Ragazzi, secondo voi per 66 grammi di biscotti, quanto burro dobbiamo fare? Burro fuso per far sciogliere i biscotti? Secondo me minimo così. Oh, no, di meno, figa. Io devi coprirli tutti, eh. Oh, fa un tocco. Così, dai, così, un tocchino. E lo metti qua dentro, lo metti nel microonde. Ma va. Tutto! Si è! I muscoli, hai visto? E i muscoli li ho fatti solo per questo, eh. Sì. Ma li mettiamo qua dentro e mescoliamo, li mettiamo Sì, li direttamente. mettiamo qua dentro, Ok. mescoliamo e poi li mettiamo nei bicchieri. Secondo voi va bene così? O li ho fatti troppo? Sì, chef, va bene? Troppo! No. Troppo! Io direi, ragazzi, non ci ho inventato appena ricetta, le cose. Si chiama cucina sbagliata per questo, ragazzi. Mi sa che mi ha fatto una minchiata, come lo giriamo, mo? Se mi trovo un po' più grande, mi sa, non ci sta. Non riesco a girare. Veste il burro nella busta. Ah, minchia, era una bella Anche. idea. Era una bella idea. Ah, il burro si sta mettendo qua dentro perché così almeno si compattano. Poi si metteranno il burro nella base del bicchiere sotto, li mettiamo in frigo. E nel mentre dobbiamo montare la panna con lo zucchero a E velo. la Filadelfia. E dopo si incorpora la Philadelphia. Già, sti biscotti senza glutine. Già, sono come quelli normali, sì. Non sono come quelli normali, vibrai. Io penso che qua possa andare bene. Allora, facciamo così. Dobbiamo compattare. Ok. E questa è la base della cheesecake. Ragazzi, mi date un consiglio? Abbiamo 250 ml di panna. Dobbiamo farne 100 e non c'ho una bilancia. Come facciamo? Ad occhio. Ok. L'abbiamo capito che lo facciamo a occhio. C'è qualche modo? Panna. E ora metti questi in frigo. Come si monta la panna, ragazzi? Collegando i pezzi, chiaro. Panna. Allora, intanto questi sono 250 ml. Ancora un goccio, dai. Ok, e questa era la panna da montare. Poi ci dobbiamo mettere dentro 4 cucchiai di zucchero a velo. E come lo faccio? 4 cucchiai. Ah, si deve togliere. Ah, no, si deve togliere Mettiti qualcosa. qua sopra. Ah, ok. È più quello che buttiamo che. Vabbè. Un cucchiaio. Quello è il secondo. No, questo è un cucchiaio. Poi. Ci penso io adesso. Secondo me ne stiamo mettendo 4 cucchiai, sono tanti. Cioè, No, vai, vai a te. c'è scritto così, nella ricetta. Due. Oh, facciamo anche l'ultimo, dai. E aspetta, devi spremere mezzo limone. Ma perché ho tipo unto? Perché ho tagliato con quello del. Stucca. Ok, ma dobbiamo fare la grande minchiata. Dovremmo gustare. Ta-da!
Allora, secondo me mi chiedi... sì. Faccio un vai casino. Piano, vai piano. Vai. Ora chi l'è? Sto giungendo! Ragazzi, siamo a cucina sbagliata perché io non sono capace di cucinare. Minchia, poi lo mandiamo al Mori. Questa non è cucina. Ma alza velocità? Sì. Secondo me vuole circolare, però proviamo. Oh! Oh! Di più! Ah! A posto. È montata? Sì. Ma quanto zucchero abbiamo messo? Quanto limone! L'hai messo te. Metti la vaga. No, l'hai messo tu la. Stacca la presa. Ci siamo? Ci siamo, ragazzi? Sì. Ritorniamo dove eravamo rimasti. Dobbiamo aggiungere la Philadelphia a pezzi. Tutta? Minchia, secondo me è tanta. Secondo me è tanta Philadelphia? No, va bene. Ok. Buona? Ok. Che la devo accorporare. Delicatamente. Delicatamente, esatto. Vedete come sta venendo. Ma che non è bruttissima, ragazzi. Dobbiamo riuscire a incorporare la Philadelphia a tutta la panna montata. Perché vedi, io la sto spalmando così. Prendi i bicchieri. Io intanto faccio la fontina a cubetti per la polenta. Comunque è buona. È buona, ragazzi. Allora, mettiamo questi in frigo e prepariamo la cotoletta. Ragazzi, guardate qua. Le fettine sono queste. Quante uova per bagnarle? Uno, due. Un uovo, non due, non buttare il cibo. Oh, aspetta. Ok, c'è andato un pezzo di guscio. Sì, ragazzi, secondo me basta uno, Secondo me basta uno. Il sale dove lo metti? Ah, il sale? Il sale si mette alla fine sopra, però. Ad ogni passaggio come insegna Ciccio. Sì, poi abbiamo la roba che sa solo di sale, dai. E questo è saporito, è saporito. Ora si fa. Prima nella farina, poi nell'uovo, poi nel pan grattato. Che schifo! Allora, prima nella farina. Insomma, io sì, a me fa schifo toccare le robe viscide. Oh! Ok. Allora, giriamo. La sbattiamo di nuovo. Tic. Ora. Nell'uovo. Sai che schifo che fa? No, ragazzi, non voglio toccare! Vi ispirano? Vi ispirano? Bello, Cioè, ma che sono molto belle. Bello, bello, bello. Mi piace, ragazzi. Esce una bomba. Sì, se qua si stacca. Quanto burro devo mettere nella padella? Ah, per friggere. Ah, minchia, dobbiamo mettere anche il burro nella polenta. Metà per friggere e metà per la polenta. Guardate tutto quell'uovo. Ce lo beviamo dopo. Ce lo facciamo dopo una frittata, Spartan. Non si butta niente, Ora c'è la parte veramente difficile, ragazzi, che dobbiamo fare la polenta. Basta per bollire. Allora, ci serve un cucchiaio d'olio. Allora, tutte insieme? No, mentre giri versi. Ok. E mo diventa parte difficile. Allora, girare energicamente per circa 5 minuti. Sì, ragazzi, domani non va bene, ve lo dico, No, sto vedendo! Boys! Vai! No, sempre lo stesso! Sempre lo stesso orario! Sempre il stesso pezzo! Oh, no! Non ce la faccio più, vibrai! Ve lo giuro! Non ce la faccio più! Come fanno le nonne? Come fanno le nonne della mattina, boys? Oh, no! Vai! Diventa un pastume! Devi andare a cedimento! Bro, ho già cedimento! Sì, va bene. Allora, io direi buona e si aggiunge i formaggi. Aggiungiamo il burro. Ora bisogna continuare a girare finché non si scioglie il burro e il formaggio. Da, secondo me è una bomba. C'è della polenta in quel burro. C'è della polenta. Non ispira. Ma come non ispira, ragazzi? Ma sono pazzi. Boh, secondo me va bene. Ora l'assaggiamo. Sale. E ora faccio le cotolette, poi. Così almeno poi mangiamo. Allora, la pistacchia io la girerei. Ma fino a così. Perché almeno si può essere. Vabbè. Impiattiamo la polenta. Forse. Mi trovate mettila. Secondo voi, ragazzi? Secondo voi è cotta la pasta, la carne? Sì? Cotta, ragazzi, tirano fuori? Sì. Ragazzi, questa
è la nostra cotoletta alla milanese con polenta tagliata. Quanti panini su 5, ragazzi? 4 e mezzo su 5, 3 e mezzo su 5. Ora dei test. Ah! Buon appetito. Carne se cotta. Sì. Perfetta, la carne cotta da Dio. Ma looks like the best. Ho messo. Ok. Manca sale. Polenta assurda. Leggiamo col sale? Sì, forse avremmo dovuto condire la carne prima di... Io cosa avevo detto? Mm. Anche se senza glutine è buona. Sì. Allora, corretto di sale, posso dire? È veramente una bomba. Sia la carne che la polenta. Poi è diventata marmo, no? In realtà no. Mm. Vabbè, tiene alcuni punti, ma è normale, mica, con tutto quel burro e il formaggio. Veramente, veramente buono. Sì, comunque sì, effettivamente si sa solo di burro. Cioè, effettivamente sto piatto è solo burro. Se ogni tanto ci sta. Questa non era la bistecca giusta da fare per la cotoletta, perché era da prendere il carré d'agnello, eccetera. Però ragazzi, era tutto finito oggi, adesso è lunga, per quello. Noi mi da 1 a 5 panini, quanti dai? Perché panini? Perché Ciccio ha deciso così. Ok, 3 e mezzo. 3 e mezzo, 3 e mezzo. Onestamente le mangereste voi? Mangereste, sì? Sì, bomba ragazzi, sono contento. Sono contento, no, è venuto molto buono. Minchia, ci voleva solo svendere la famiglia, ragazzi. Anch'io. Ah, minchia, non abbiamo detto bismillah prima di mangiare, prima. Ok. Oh. Quella mica era la mia. Guardate che strato. Bellina, eh. Bellina, eh. Aspetta che mettiamo i mirtilli. Ci sono anche i mirtilli da mettere sopra, eh. Ragazzi, vi faccio vedere come è venuta questa piccola cheesecake. È un po' sporco il bicchiere, però vedete sopra la marmellata, cucina sbagliata il apposta. Il bicchiere, sotto i biscotti che si sono solidificati con il burro. Allora. Proviamo. Taste test di questa cheesecake. L'impiattamento male, l'impiattamento veramente male, completamente zozzo. Allora, bisogna arrivare fino in fondo. Sì, Minchia, i biscotti sono diventati... Ragazzi, i biscotti è marmo. Sì, Non sto con i biscotti. Come buono. Perché secondo te sta cosa? Troppo burro. Secondo voi, perché si è solidificato troppo? Troppo burro? Troppo poco? Troppo freddo? Può essere troppo sbriciolati? Freddo. Troppo poco? Troppo troppo freddo? Troppo freddo, sì. Vabbè, però po' è buona. No, sì, il sapore è veramente buono. 3,5. 4. 4 panini su 5. La mangereste? Il limone ci sta bene? Sì, da quel tocco d'acidità che ci sta bene. Poi la marmellata la esalta. La mangereste voi? Sembro l'uomo di Neanderthal. In realtà, una volta che prendi il biscotto, a masticare è buono. Cioè, è buono e non è... Si è troppo compattato. Si è troppo compattato, esatto. Perché in realtà è una cosa che lo tiri su e te lo mangi. Cioè, tra l'altro ragazzi, vi faccio vedere una piccola roba. Ogni volta che mangio, si gonfia la pancia tantissimo. Comunque, vibrai, io vi ringrazio per aver seguito questo format di cucina sbagliata. Vi mando un grosso bacio, ringrazio ancora noi per essere stata qua. E niente. Ci vediamo direttamente domani alle 21, boys.